Pronto Mario, ci sei? Sì, ti sento bene, ciao. Oh, perfetto, ciao Mario, un attimo solo che miglioriamo l'inquadratura. Ecco, siamo collegati in diretta, audio e video, con Mario Zamorani, che introduciamo immediatamente. Ciao Mario, come stai? Ciao. Io sto benone, voi state bene, sì? Tutto bene, tutto bene. Vedo che, insomma, ti sei attrezzato tecnologicamente con le cuffiette, il microfono, quindi perfetto. Sì. Ti si vede benissimo. Hai un buon collegamento DSL, questo ci rende particolarmente felici. Anch'io mi sento perfettamente. Bene Mario, questo è un appuntamento, diciamo, che noi facciamo, una condizione che noi facciamo con vari punti di riferimento, componenti di associazioni, segretari, tesorieri in giro per l'Italia. L'abbiamo voluto fare anche con te, che non hai nessuna, nell'immediato, non hai alcuna responsabilità nell'Associazione Locale di Ferrara, però sei un radicale storico di Ferrara, storicamente punto di riferimento dei radicali a Ferrara e non solo, e già sei stato anche consigliere comunale, eletto con un simbolo che conteneva, se ricordo bene, anche la rosa nel pugno. Sì, esatto, sì, sì, c'era anche la rosa dentro, sì, sì. C'era anche la rosa dentro, una delle rare volte in cui appunto un militante radicale, ad un militante radicale è data la possibilità di candidarsi utilizzando lo strumento della rosa all'interno. Mario, partiamo da una domanda che faccio sempre a tutti i radicali, ma soprattutto a quelli storici. Qual è stata la battaglia che ti ha avvicinato ai radicali? In che anno e perché? Oi. Allora, cominciamo col dire che la domanda è difficile, perché il tempo... non ricordo, era stati circa 30 anni fa, ma qual era la differenza fra allora e oggi? Che allora era possibile vedere i radicali in TV, nel senso che allora ogni tanto capitava che Pannella andasse in televisione e quindi era possibile osservarlo, ascoltarlo, decifrarlo, conoscerlo e quindi per chi fosse interessato seguirlo. E allora mi sono avvicinato ai radicali e da allora... saranno passati circa 6 lustri, appunto, come dicevo, circa 30 anni, ma da allora sono rimasto qua. Oggi, per un ragazzo o una ragazza che potenzialmente potrebbe essere vicino ai radicali, è difficile, perché sono... dove li vede, dove li sente, come fa a conoscerli? O conosce la radio, o questa TV, o col cavolo che li conosce. Le proposte, i progetti radicali sono ignoti, oggi. Ecco, esattamente, cioè, basta parlare con un ventenne di oggi, tu dici, è facilissimo vedere come non sappia nulla praticamente dei radicali e non sappia nulla anche delle battaglie per i diritti civili dei radicali, come a partire, non dico quelle più lontane nel tempo come il divorzio e l'aborto, ma anche quelle più recenti come ad esempio la battaglia, non so, per la moratoria delle esecuzioni capitali, la battaglia per la legalizzazione delle droghe leggere, la battaglia per la libertà del lavoro nel lavoro e nell'impresa, eccetera. Ecco, in questo momento di cosa ti stai occupando in modo particolare, Mario? Ma guarda, qua a Ferrara stiamo raccogliendo firme, praticamente le abbiamo raccolte, quelle che servono, per 13 petizioni. Sono 13 petizioni che rivolgiamo, 11 all'amministrazione comunale e o provinciale e 2 nazionali. Come tu dicevi, alcuni anni fa io sono stato anche consigliere comunale, allora riuscii a ridurre il numero delle firme necessarie sulla base dello statuto e del regolamento comunale per attivare una procedura con petizioni popolari. E riuscirei a fare in modo che fossero solo 100, anche perché mi pare che 100 cittadini che dicono una cosa è giusto che venga presa in considerazione e si avvii un iter. Quindi 100 firme sono davvero poche, le abbiamo raccolte in poco tempo e le presenteremo al Presidente del Consiglio Comunale e Provinciale ai primi di settembre, perché adesso sembra che sia tutto si respira un po' aria di ferie e di chiusura di agosto. Sono 13 argomenti che se vuoi ne parliamo. Sì, come no, dobbiamo introdurre, quindi parliamo, vanno per gruppi immagino, non riguarderanno 13 argomenti differenti. Quali sono, diciamo, i gruppi più importanti e poi magari se vuoi andiamo anche nel dettaglio, visto che è interessante, visto che è un esperimento quello della democrazia diretta e che noi radicali abbiamo sempre
utilizzato uno strumento, quello della democrazia diretta, anche attraverso petizioni che abbiamo sempre utilizzato, e qualche anno addietro fu avviato l'esperimento di cercare di stimolare anche le associazioni locali rispetto all'attivazione degli strumenti di democrazia diretta previsti dagli enti locali o dalle regioni e così via. Quello che l'associazione di Chieri Ferrara deve aver fatto, a quanto ho capito. Ma guarda, io credo di poter dire questo. Mi è capitato più volte di sentire lamenti o lamentele da parte di associazioni dicendo non ci aiutate abbastanza a fare quello che possiamo in ipotesi fare sul territorio. Per quanto ci riguarda qui a Ferrara non abbiamo mai sentito questo limite, nel senso che tutte le volte che abbiamo pensato e ritenuto utile di fare delle iniziative politiche, anche sul territorio, a parte quelle nazionali, l'abbiamo fatto. L'abbiamo comunicato a Roma e ci hanno sempre detto bene, bravi, andate avanti, basta volerlo si può fare. Rapidissimamente faccio un excursus. Forse ricorderai di un caso che fatto dalla prima. Forse ricorderai di un caso che, di cui si è molto parlato anche in ambito nazionale. Si è trattato, è successo nel 2005, un ragazzo verso l'alba, il 25 settembre del 2005, fu intercettato da forze di polizia della questura, fu picchiato e massacrato e ucciso. Probabilmente, come frequentemente avviene, questo fatto sarebbe passato sotto silenzio. Infatti subito si sono messi in moto i muri di gomma, i materassi, perché non se ne parlasse. Anche all'interno della questura ferrarese questo successe allora, nel 2005. Capitò però che, e spesso capita così, e spesso succede così, che la famiglia ha iniziato a parlare di questo argomento, all'inizio da sola, completamente da sola, un po' come il caso Cucchi: se non se ne occupava la sorella non sarebbe probabilmente uscito quello che è uscito dopo. E la famiglia, i genitori di Aldovandi hanno aperto un blog e giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese è diventato un fatto di nazionale. C'è stato un processo e alcune persone sono già state condannate. Cosa chiediamo? Chiediamo che l'amministrazione comunale riconosca, dia, conferisca un pubblico riconoscimento per, virgolette, passione e amore civile ai genitori di Federico Aldovandi, perché siamo certi che se questo succederà, Ferrara sarà un po' migliore di prima. Ecco, una cosa simbolica. Sappiamo quanto sono importanti i simboli. Assolutamente. Altro aspetto, insieme ai socialisti, poco più di un anno fa, avviamo la procedura per una delibera d'iniziativa popolare, raccogliamo le firme, le depositammo, per l'anagrafe pubblica degli eretti e la trasparenza di tutti gli atti del comune. Fu un po' faticoso fare in modo che il Consiglio Comunale decidesse, però alla fine fu approvato il nostro testo all'unanimità, quindi un risultato importante. E in questo testo si diceva che doveva questa la trasparenza di tutti gli atti dell'anagrafe pubblica degli eletti entrare a regimento 6 mesi. Da allora sono passati 13-14 mesi e la cosa non è stata realizzata. Quindi la seconda petizione è perché entro tempi brevissimi di 2-3 mesi l'amministrazione comunale rispetti se stessa, rispetti la propria delibera. Loro hanno deliberato all'unanimità l'istituzione dell'anagrafe pubblica degli eletti e voglio dire a questo proposito che, siccome sono in gravissimo difetto loro che hanno votato questa delibera e non l'hanno realizzata, nel momento in cui consegneremo questa petizione, perché loro diano ascolto se stessi, perché i nostri amministratori rispettino se stessi, è estremamente probabile che inizi,
che io inizi un'iniziativa non violenta, anche perché da 13 mesi, 14, non ricordo, c'è questa delibera approvata e nulla è stato fatto. Quindi è la tipica, è il tipico momento in cui è utile e importante un'iniziativa non violenta, perché i nostri interlocutori rispettano se stessi, le loro stesse regole. Andiamo avanti? Sì. Allora, c'è una domanda dalla chat, una domanda, una constatazione di Riccardo che ci chiede, o ci fa notare, dov'è la domanda? Ecco qua, hanno messo il pedaggio sulla Ferrara Porto Garibaldi? Sì, hanno messo il pedaggio sulla Ferrara Porto Garibaldi, mi pare di sì, su questo non ci siamo mossi, non abbiamo detto nulla. Quello che so è che la Ferrara Porto Garibaldi è una... l'accordo che arriva fino a Lidi Ferraresi partendo dallo svincolo dell'autostrada di Ferrara Sud, e che è una via che è piena di buche, infatti spesso ci sono incidenti più gravi, meno gravi, perché è una via che ha un asfalto assolutamente indecente ed è completamente assente di servizi, non c'è neppure a Ferrara il mare, non c'è neppure una stazione di servizio, nulla, non c'è assolutamente nulla. Che poi mettono un deserto, sì, un deserto dei Tartari, dove si parte a Ferrara, si arriva al mare, in mezzo nulla, solo campagna. Che mettano anche un pedaggio, ci pare, vabbè. Cioè, veramente indecente. Oh, poi c'è Carlos che ti fa i complimenti, Mario, con l'immancabile di sigaro toscano da bravo pannelliano doc. sì. Andiamo avanti con le proposte, Mario. Sì, allora. È molto interessante ascoltarle, perché magari altri possono prendere spunto per fare certo. Cose analoghe. Sì, sì, ma guarda, per leggere tutte intere i testi delle 13 proposte, basta andare su www.radicaliferrara.it e lì perfetto. Chiunque li può trovare, i testi integrali, che sono lunghi, complessi, molto articolati. L'altra proposta è questa. Noi chiediamo il rispetto dei tempi del rinnovo del permesso di soggiorno. Cosa significa? Come è noto, i tempi per il rinnovo dei permessi di soggiorno dovrebbero essere, se non mi sbaglio, 20 o 30 giorni, adesso non ricordo esattamente. Sì. 20 giorni. 20 giorni. Spesso si arriva anche a un anno dal momento in cui si fa la richiesta. Allora, l'uovo di Colombo per risolvere questo problema, e l'ho visto su radicali.it, sui nostri siti, è stato trovato dal questore di Pavia. Cosa fa il questore di Pavia? Nel momento in cui l'extracomunitario viene a chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, mette un timbro, una banalità se vuoi, un timbro, e considera valido quel permesso scaduto o in scadenza finché non viene consegnato il permesso nuovo. Quindi tutte le attività che in assenza di permesso di soggiorno non è possibile svolgere, tipo prendere la patente, affittare un appartamento, iniziare un'attività, qualunque iniziativa, impossibile col permesso di soggiorno scaduto, diventa possibile con cosa? Con una cosa semplicissima, con un timbro. E questo se l'ha inventato il questore di Pavia. Noi chiediamo che il comune si rivolga al questore di Ferrara perché faccia come il questore di Pavia. Chiediamo che lo faccia il comune, potremmo farlo noi, però se lo fa il comune è più autorevole di noi. E quindi ottima iniziativa, veramente ottima. Andiamo avanti, questa è molto ferrarese. Ferrara fu una delle prime città che creò una zona ZTL piuttosto ampia, ancora una ventina di anni fa, piuttosto ampia devo dire davvero. Adesso si è estesa la ZTL anche in aree più ampie. Allora, quando ero consigliere, chiesi che si, con un ordine del giorno, che si estendesse la ZTL del 30%, fu approvato e di lì a un anno si realizzò. E adesso chiediamo che la parte centrale del centro storico non sia ZTL ma pedonale. E quindi un passo in avanti, in modo che Ferrara è la città delle biciclette, che sia città delle biciclette dei pedoni, solo delle biciclette dei pedoni, fermi restando i permessi per carico-scarico, per i portatori di handicap, con rarissime eccezioni, nelle prime ore della mattina, ad esempio, carico-scarico per i negozi. Insomma.
e quindi un passo oltre da ZTL a un'area piuttosto ampia del centro storico, che diventa anche, che diventi anche pedonale. Un'altra proposta che facciamo è questa: chiediamo che si crei lo sportello unico del cittadino per dialogo, trasparenza e partecipazione. Cosa significa? Significa che qualunque cittadino con uno sportello, sia fisico sia virtuale, aperto, possa segnalare cose che non vanno, possa formulare proposte per indirizzare l'amministrazione pubblica per creare servizi migliori, possa formulare proteste, e che tutto questo abbia soprattutto risposte certe in tempi certi, perché in genere se si fa un'iniziativa di questo tipo poi non ti rispondono. Quindi chiediamo, la richiesta è formulata in questi termini, che ci siano comunque risposte certe in tempi certi, per favorire il dialogo e la partecipazione, certo, che sono iniziative che non hanno mai fatto nessuno. Magari qualche amministrazione non le gradisce, però i cittadini credo che le gradiscono sempre. Ancora, interventi rivolti sia all'amministrazione comunale, sia all'amministrazione provinciale, coinvolgendo l'Università di Ferrara, per lo studio degli effetti delle modificazioni climatiche in atto sul nostro territorio. Ah, ora, faccio degli esempi. Cioè, noi non chiediamo la riduzione di CO2 o di inquinanti, perché non è possibile in un piccolo territorio avere un'efficacia, un'influenza globale, però è possibile studiare quali sono in un piccolo territorio comunale e provinciale gli effetti negativi delle modificazioni climatiche, ad esempio sull'agricoltura, ad esempio sugli acquazzoni che sono sempre più frequenti e soprattutto in poche ore si scaricano quantità di acqua che prima arrivavano in un mese, adesso arrivano in due ore, e quindi le fognature non sono in grado di, ci sono allagamenti, sono una serie di interventi, per non parlare dell'innalzamento potenziale che, su cui la gran parte degli scienziati delle acque, la gran parte degli scienziati sono concordi che fra X anni avverrà. E c'è uno studio del CNN, del CNR, che dice che se questo avverrà nel mare Mediterraneo, le coste che andranno per prime sott'acqua sono quelle della zona ferrarese, tutte zone della bonifica, e che quindi sono sotto il livello dell'acqua, il che determinerebbe, se venisse, disastri economici. E quindi studiare cosa si può fare se questo sta davvero avvenendo, come la gran parte degli studiosi ritengono che sia. È un po' il dibattito aperto, diciamo, negli ultimi anni c'è stata, come dire, no, un po' di dialettica in questo senso. Diciamo, il dibattito è ancora aperto e negli ultimi anni si stanno smarcando un po' di posizioni sulla tematica, no, del CO2, eccetera, eccetera. Quindi si è innescata una dialettica, no, per quanto riguarda le conseguenze, gli scenari futuri. È un po', diciamo, c'è un po' di, no? Ma il dibattito è molto aperto e ci sono posizioni molto diverse, divergenti tra di loro. Però la potenzialità che queste cose stiano avvenendo, la probabilità esiste. Cioè, noi assistiamo a fenomeni di fenomeni atmosferici che vengono definiti subtropicali, che non esistevano 15-20 anni fa e che oggi esistono. Comunque la questione su cui verte tutto è che è aperta, diciamo, l'influenza antropica sui cambiamenti, che molti incominciano a considerare che in realtà... Cosa è possibile fare per tamponare, è una politica di riduzione del danno, chiamiamola, certo, così. Certo. Andiamo avanti. Come in molti altri ambiti. A 200 metri dal Duomo di Ferrara, quindi dalla piazza di Ferrara, passa un ramo del Po che si chiama Canale del Volano, e lì a 200 metri del Duomo di Ferrara c'è una darsena, un'area piuttosto ampia, dove in teoria ci dovrebbero essere imbarcazioni da diporto, ma in realtà ce ne saranno una quindicina, quasi nessuna, perché tutti preferiscono tenere le barche al mare, che è più comodo. Quindi noi chiediamo che in questa area si faccia un'iniziativa un po' particolare, che è questa:
si crei una spiaggia con sabbia. Ah, tipo Parigi, una... insomma. Sì, tipo Parigi, sì, tipo Parigi. Mi dicono, qualcosa di simile è stato fatto al Vigorelli a Milano. Il sindaco di Parigi, quando ha attuato questa iniziativa, è diventato schizzato nella popolarità. Qualcosa di simile, mi hanno detto, non ho ancora verificato, è stato fatto a Berlino. Anche in Australia, adesso non mi ricordo più, vabbè, in Australia. Insomma, è un'iniziativa tale per cui a piedi, in bicicletta, vicino a casa, chi non ha la possibilità, oggi ci sarò sui giornali, il 60% degli italiani non possono permettersi le ferie. Ecco, uno si prende un asciugamano, si prende e va lì e può prendere il sole, se c'è una piscina può anche fare bagno, perché nel volano è meglio di no, perché ci sono troppi rischi per la salute. Una piccola iniziativa che però ritengo che se attuata sarebbe molto popolare. Interventi in tema di violenza sulle donne. Questo è uno di quei fenomeni di cui caratteristico della politica italiana. Ci sono delle campagne, ci sono dei periodi in cui se ne parla e poi si smette. Si fa dell'emergenzialismo e poi no, il problema rimane tale quale. Esatto. E poi nessuno fa niente o quasi niente. Qualcosa è stato fatto sullo stalking, ma la violenza sulle donne non mi risulta che sia, si sia mai ridotta, anche perché per il 90% dei casi non viene denunciata. Spesso, talvolta persino non viene percepita dalle donne stesse come violenza, e non parlo solo della violenza fisica, la violenza economica, la violenza psicologica, che quasi sempre, e anche qui nel 90% dei casi, avviene all'interno delle mura domestiche. Quindi noi chiediamo che una serie di spedizioni vengano effettuati a tutte le donne fra i 16 e i 70 anni, in cui si dica chiarissimamente cosa possono fare le donne, a chi rivolgersi, a quale struttura rivolgersi. Oggi a Ferrara Ludi ha delle strutture che funzionano in questo senso, però chi le conosce? Quasi nessuno. Quindi a tappeto a tutte le donne, perché sappiano cosa si può fare se sono vittime di violenza, di qualunque forma di violenza, fisica e non, perché ci sono molte forme di violenza. Andiamo avanti. Chiediamo alla provincia di approvare una mozione identica a quella che è stata approvata con Zingaretti nel Consiglio Provinciale di Roma, in termini di informazione sessuale, mai educazione, ma informazione, perché su queste cose nessuno educa nessuno, informazione sessuale e distribuzione di profilattici. Quando fu votata questa delibera ci furono polemiche a non finire da parte di bacchettoni e clericali. Soltanto perché si diceva l'ovvio, nelle scuole si mettono i profilattici, in Francia nelle scuole danno anche la pillola del giorno dopo, almeno diamo i profilattici e facciamo informazione sessuale, perché i giovani, che sembra che sappiano tutto, poi i dati ci dicono che sulla informazione sessuale spesso sanno poco, sanno molto infatti, poco. Infatti sono dati di questi giorni, effettivamente confermano quello che dici. Andiamo avanti. Chiediamo, e questo ha più che altro valenza politica, che l'amministrazione comunale, e qui riprendiamo un'iniziativa che fu ed è dell'associazione Coscioni, voti un documento rivolto al Parlamento in cui si dica di realizzare un'indagine parlamentare sull'eutanasia clandestina e la calendarizzazione delle proposte di legge attualmente esistenti sull'eutanasia. Ha una valenza molto politica, vediamo cosa succederà quando il Consiglio Comunale si troverà di fronte a questa richiesta. Anche questo è un altro argomento, che la politica tutta italiana va per campagne, ogni tanto se ne parla, poi per sei mesi non se ne parla più, cioè, ogni tanto se se ne parla non è male. No, assolutamente, anzi. Sappiamo che in tutti gli ospedali d'Italia tutti i giorni queste cose avvengono nella clandestinità. Nella clandestinità. Ebbene che fare emergere la clandestinità. Come a suo tempo si fece con l'aborto clandestino, no? Cioè alla fine poi. Non vedo le differenze. Certo. No, infatti quando, non ci sono. Quando un fenomeno avviene, va regolamentato. L'alternativa è far finta che non esista.
E a questo punto i soprusi e le violenze sono inevitabili, dove chi può trova il sistema, ma i più che non possono devono subire quello loro, caso, quasi casualmente per lo più. Mi diceva un'infermiera che incontrammo per strada, che venne a firmare, ha detto: io sono infermiera a rianimazione, cosa crede che succeda quando portano, supponiamo, due ragazzi incidentati e noi non abbiamo posti letto? Io ho detto: non me lo dica perché ho capito. Eh sì. Degli altri che sono lì da prima. Questo di clandestinità o regolamentazione. Un'altra è un'iniziativa sul fronte economico. Un anno e mezzo fa l'Unione Europea votò un documento che si chiama Small Business Act. Parla di interventi a favore della piccola e media impresa. È stato recepito alla fine dell'anno scorso dal governo Berlusconi, recepito sulla carta, ma mi risulta che è stato poi attuato soltanto dal Comune di Milano. Il Comune di Milano è stato approvato con l'Unione Artigiani, la Confartigianato, la CNA, la Camera di Commercio. So che questo fenomeno l'hanno studiato e approvato le Camere di Commercio in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, in molti luoghi. Cosa dice? In particolare noi chiediamo che venga attuato sulla base del modello di attuazione di Milano, che ci sembra fatto molto bene. I punti fondamentali di Milano sono questo: si cerchi di dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano essere gratificati rispetto allo spirito imprenditoriale, far sì che gli imprenditori onesti che abbiano sperimentato l'insolvenza ottengano una seconda possibilità, formulare regole conformi al principio pensare innanzitutto in piccolo, aiutare le piccole imprese nelle procedure dei bandi di gara e nelle procedure per l'affidamento, cioè una serie di iniziative lunga, complicata, in cui le piccolissime imprese, che sappiamo che sono il tessuto fondamentale della produzione nazionale, ma anche qui sul nostro territorio, possono avere una serie di sostegni da parte dell'amministrazione, da parte delle istituzioni. Sostegni ovviamente che poi non vadano a configurarsi, no, come una specie di forma di assistenza. Esattamente, questo non lo dico perché per noi sono cose assolutamente scontate, sono una serie, ripeto, tutti questi testi si possono leggere nel dettaglio su www.radicaliferrara.it. Ce ne sono le ultime due che sono rivolte non al comune e alla provincia, ma sono nazionali. E in una ci si affianca un'iniziativa di Radicali e Non, che hanno scritto a Maroni, in cui perché Maroni un giorno disse: io scarico abitualmente musica da internet. Sì, infatti. E allora sostegno alla richiesta della legalizzazione degli usi non commerciali del file sharing. Questa è un'iniziativa nazionale, ci accodiamo, l'aiutiamo e la sosteniamo. Infine un'altra iniziativa nazionale dell'associazione Coscioni, a cui ci accodiamo e la sosteniamo, e ci si rivolge al ministro del welfare per chiedere che la pillola del giorno dopo sia venduta senza obbligo di ricetta medica, come avviene in Belgio, in Danimarca, Finlandia, Francia, Israele, negli Stati Uniti, eccetera. In tre quarti del mondo, diciamo, occidentale, in quasi tutto il mondo occidentale, in Italia sembra un'utopia. Ecco, questo sono un pacchetto di 13 cose. Oh, perfetto. Mario, una domanda. Cioè, quello che hai delineato è un vero e proprio programma di governo per quanto riguarda, diciamo, Ferrara. Adesso vi faccio la domanda un po' di rito: quali possibilità pensi che ci siano, che si possa portare in cantiere, se non tutte, almeno una parte di queste proposte, tutte interessantissime, tutte validissime, appunto, quali possibilità ci sono che la classe politica locale recepisca questi provvedimenti?
Ecco, questa è la domanda giusta, perché è forse più importante questo secondo aspetto che non la raccolta delle firme e poi la presentazione di queste petizioni, perché se poi nessuno ci dà retta diventa un solipsismo inutile. Per questo, qualcosa come un mese fa circa, abbiamo avuto su nostra richiesta un incontro con il segretario provinciale e comunale del PD. E il PD a Ferrara nel comune ha la metà degli eletti, quindi conta qualcosina. Sì, da solo può fare quello che vuole, insomma. E abbiamo chiesto non l'adesione alle nostre proposte, ma la garanzia che queste proposte, ciascuna di queste proposte, abbiano attenzione da parte loro come forza politica e soprattutto che ci sia un'assoluta legalità di rispetto dei regolamenti dello statuto comunale rispetto all'iter che avvieranno, perché le proposte che sono, parliamo del comune, quelle che sono di competenza del consiglio comunale entro un mese devono arrivare in aula, un mese dal deposito, e quelle che sono di competenze di giunta, nello stesso tempo l'assessore competente deve fornire una risposta. Quindi noi ci siamo rivolti a costoro che ci hanno garantito che così sarà, ci hanno anche detto ne condividiamo gran parte, non ci hanno detto quali, per cui diciamo che stiamo lavorando in questo senso. Esatto, che l'istituzione in quanto tale rispetti in modo assoluto e preciso statuto e regolamento, e soprattutto anche che la componente politica PD ci metta il suo peso politico per far sì che le risposte arrivino e magari persino positive, non sarebbe male. Insomma, le premesse ci sono comunque, perché ripeto, in altre zone d'Italia purtroppo non abbiamo avuto identica attenzione da parte degli amministratori locali, per esempio il caso di Caserta è emblematico per discutere, no? La delibera di APE è stata sistematicamente inserita all'ultimo punto dell'ordine del giorno e il Consiglio Comunale naturalmente non arriva mai a, no? a prendere in esame. Ma è una prassi che classica tattica dilatoria, no? Esatto, nel senso che spesso il regolamento, lo statuto dicono deve essere scritta, la scrivono, poi non la discutono mai, è possibile, è una possibilità. Ecco, l'incontro che abbiamo avuto con i dirigenti, segretario provinciale e comunale del PD, diciamo che poi ovviamente non ci fermiamo qui, adesso insisteremo, vedremo di fare pressione su tutti i gruppi consigliari, destra, centro, sinistra, tutti quelli che esistono, soltanto perché si rispettano le regole, poi ognuno si pronunci come crede, ci mancherebbe. Poi ad esempio io ti cito un altro caso che riguarda noi direttamente, noi a Lecce tempo fa intraprendemmo una raccolta di firme per una petizione sull'istituzione della registrazione anagrafica delle coppie di fatto, no? Della certificazione anagrafica. All'inizio c'era un concorso di forze politiche tutte, diciamo, entusiasticamente d'accordo nel darci una mano, alla fine poi siamo rimasti in due a raccogliere firme sotto il gelo. Quando è il momento di passare, quando è il momento di passare dalle parole che non impegnano per lo più nessuno alle azioni, gli alleati vengono meno. Non mi stupisce. Qualcosa come due mesi fa. Qualcosa come due mesi fa è stato approvato dal Consiglio, un mese e mezzo fa, dal Consiglio Comunale la delibera sul testamento biologico. Non è la migliore delibera del mondo, però va bene, insomma, adesso in tempi brevi dovrebbe l'amministrazione comunale attivare le procedure perché sia possibile consegnare queste documentazioni in comune. E adesso stiamo seguendo appunto questo aspetto interno di attivazione della delibera approvata, in modo che saremo i primi a consegnare i nostri testamenti biologici per fare in modo che funzioni, per verificare che funzioni. Questa è un'altra piccola cosa. Essenziale, sì. Un'altra piccola cosa,
l'ispezione delle carceri di Ferragosto. Proprio ieri mi sono messo d'accordo con Marco Beltrandi, il giorno 15 andremo a fare la nostra consueta visita nella casa circondariale di Ferrara, il giorno 15 con Marco Beltrandi. Un'altra piccola cosa, sono ormai 10 anni esatti quest'anno che noi tutti gli anni a Ferrara ricordiamo il 20 settembre. Ricordiamo il 20 settembre con un'iniziativa politica, che può essere un dibattito pubblico, una conferenza, un'iniziativa pubblica, con iniziative varie, e la sera facciamo la cena anticlericale, che inizia sempre, e questo è con gli strozzapreti e la carbonara, che sembra che sia un piatto di estrema qualità, tutti gli anni, purtroppo sono 10 anni che diciamo che di estrema attualità, speriamo di non doverlo dire anche per 20, perché purtroppo è sempre molto attuale questa cosa qua. E quest'anno il tema sarà, siamo già d'accordo con un paio di docenti universitari di Ferrara, e il tema dell'iniziativa pubblica che faremo nel pomeriggio sarà il risorgimento anticlericale. Caratteristiche anticlericali del risorgimento, e abbiamo già le persone che verranno, i relatori, quindi adesso si tratta solo di organizzare tecnicamente la cosa. Un'altra piccola cosa, che quest'anno siamo al 10° anno, andiamo avanti. Vuoi che ti dica delle altre cose? Sì, no, volevamo, hai finito l'elenco, sì, è finito l'elenco delle proposte. Ecco, Mario, sì. Volevo sapere, per il 15 di agosto, che è la giornata del Ferragosto in carcere, con Beltrandi, sì. Con Beltrandi, quindi andrete nelle carceri, sì. di Ferrara, quindi di Ferrara, sì. Detto, io mi ero allontanato un attimo per risolvere dei problemi tecnici con l'altro computer. Ecco, sì. Mario, vabbè, ricordiamo a tutti quelli che ci hanno seguito durante questi 36 minuti che è possibile rimanere aggiornati su tutte le iniziative dei Radicali di Ferrara sul sito www.radicaliferrara.it, giusto? Esatto, sì, esatto. Esatto, giusto. Mario, cosa te ne passo di questa conduzione? È ancora sperimentale questa web TV, ma secondo te è un esperimento che merita di andare avanti? Ma guarda, è un esperimento che serve per comunicare. Tutto quello che serve per comunicare, viva. Viva tutto quello che serve per comunicare delle cose, delle iniziative politiche, delle proposte politiche, perché oggi la politica non esiste più. Esatto. No, la cosa non esiste più. Che noi vogliamo non solo è bandita dalla Rai Set, ma anche quando c'è non si parla di politica. Certo. Si parla di tutto tranne che di politica, nel senso che ormai la politica italiana è una politica fanatica, che dove gli interlocutori e i partecipanti non parlano delle loro progetti, dei loro proposti, delle loro proposte, intervengono soltanto per confutare quelli altrui o per confutare gli avversari politici, non per produrre, non per proporre. Ecco, noi abbiamo pensato di far diventare TV Radicale un'associazione radicale telematica, proprio perché per una volta, quando passeremo da questa fase sperimentale a fine settembre, inizio ottobre, passeremo al programmi con palinsesto quotidiano, quindi con 4-5 ore al giorno di diretta, è chiaro che dobbiamo creare una struttura per poterci organizzare, perché è impensabile che vi sia un unico punto regia qui da Lecce, ma dobbiamo creare più punti regia sparsi per l'Italia. E sarà sicuramente interessante ripetere questi collegamenti con Ferrara, proprio per tenerci aggiornati su tutte quante le iniziative che vengono portate avanti a Ferrara. Ecco, cosa ne pensi di questo progetto che diventerà un'associazione radicale telematica? Sì, un'associazione telematica radicale credo che sia indispensabile e fondamentale. È un ambito che può solo crescere, può solo svilupparsi. E quindi l'investimento in quest'ambito diventa decisivo, un ambito in cui noi direttamente possiamo intervenire, noi radicali in senso lato, possiamo direttamente organizzare e intervenire e proporre, cioè parlare di politica. Cioè, ogni tanto, davvero non se ne parla più, si parla di tutto tranne che di politica in questo paese, e fenomeni grilleschi o altri
si sono sviluppati perché non solo con abilità sono intervenuti in questa direzione, in questa strada, ma anche hanno avuto durata. E l'importante è non solo partire, ma avere durata. Del resto lo dice sempre Pannella, avere durata è forma delle cose. E quella è la cosa che ci serve, ci servono forze, ci servono energie, quindi invitiamo tutti coloro che ci stanno seguendo e che vedono il serpentone in basso, dove scorre la nostra email, tvradicale@gmail.com, a contattarci per darci una mano, se si ha in mente di fare una rubrica, se si ha in mente di fare una qualunque cosa, un contenuto che possa andare bene per una TV radicale, ben venga. E lo dico anche a te Mario, se ti viene un'idea per una rubrica che vuoi condurre te personalmente sul tema che preferisci, non solo sulla politica locale, ma anche riguardante la politica nazionale, e puoi pensare a un format, puoi pensare a un modo attraverso cui gestire un contenuto, e avrai tutto lo spazio che vuoi su TV Radicale. D'accordo, salutiamo Mario Zamorani, collegamento da Ferrara. Ciao Mario, alla prossima. Ciao, grazie a voi.